Ciao ragazzi, eccoci qua, atterrati come sempre nel mondo della matematica. Quello che c'è vicino a me è un monumento dedicato al pi greco, che è una lettera dell'alfabeto, però è anche un numero, e non è un numero qualsiasi. Per capirci qualcosa di più ci colleghiamo con il nostro matematico, Bruno D'Amore. Ciao Bruno! Ciao Fede, ciao a tutti! Ma cosa sarebbe questo pi greco? È un numero, come dici tu. 3,14159265. Fermo, fermo, 3, 5, stai dando i numeri? 9. Fermo! Ma che cos'è il pi greco? No, te lo dico in un altro modo. Si abbrevia con 3,14. Ed è la cosa seguente. Tu prendi una qualunque cosa rotonda, una ruota, un piatto, una bella pizza tonda tonda, e poi dividi la lunghezza della circonferenza per il suo diametro. E troverai sempre 3,14 pi greco. Scusa, stai dicendo che se prendo la circonferenza, che ne so, di Giove e la divido per il suo diametro, oppure quella di una pallina da ping pong e la divido per il suo diametro, il risultato è sempre lo stesso? Sì, esatto, per questo quella chiamiamo costante. Tu puoi prendere tutte le cose rotonde che vuoi, troverai sempre questo valore, pi greco. E chi è stato a trovare questa strana coincidenza? Immagino un greco. Tutti i popoli antichi se ne sono accorti e hanno cercato di calcolarla. Gli ebrei trovarono 3, gli egizi trovarono 3,16, ma colui a cui si deve un'accurata misurazione è il grande matematico greco Archimede, che trovò appunto 3,14. Archimede è stato uno dei più grandi matematici della storia, tanto che gli scienziati per rendergli omaggio gli hanno dedicato un cratere lunare. E le sue gesta vengono ricordate ogni anno il 14 marzo in occasione del Pi Greco Day, con feste e convegni in tutto il mondo. Ma perché il pi greco è così importante? È perché è un numero che ha tantissime straordinarie proprietà. E poi da sempre l'essere umano sta cercando di calcolare più cifre che può dopo la virgola. Pensa che nel 2010 siamo arrivati a calcolare fino a 5.000 milioni di miliardi di cifre dopo la virgola. E a cosa serve un numero così che non sai neanche come scriverlo per l'intero? Pi greco ha delle fantastiche applicazioni pratiche. Tutte le volte che hai a che fare con qualcosa di tondo, salta fuori pi greco. Per esempio, pensa alle ali di un aereo. Se tu vuoi rendere più aerodinamica questa forma, devi per forza utilizzare il numero pi greco. Bruno, oltre al pi greco, c'è un altro numero famosissimo, altrettanto pazzo e importante. Si chiama Fi, vale circa 1,618 e pare sia molto vanitoso perché è considerato il numero più bello dell'universo. È vero? In un certo senso, sì. Gli scultori e i pittori greci dell'antichità si resero conto che c'erano dei rettangoli di diverse dimensioni, però tutti particolarmente eleganti. Fecero allora la divisione tra la lunghezza dei lati e si resero conto che questo valore era costante, appunto il numero 1,618. Questo numero era così perfetto e affascinante che gli diedero un nome speciale, numero aureo. E quindi grazie al numero aureo abbiamo i rettangoli aurei. Sì, il rettangolo aureo ha delle proprietà incredibili. Prendi un rettangolo aureo e poi con un compasso traccia la circonferenza che ha come raggio il lato più corto. Ottieni un quadrato e un nuovo rettangolo. Anche questo aureo. Continua così. Con un compasso traccia sempre un quadrato e rimane un altro rettangolo. Anche questo aureo. E così via fino all'infinito. Questa è la magia della matematica. E a saperlo cercare, il numero aureo si trova nei posti più inaspettati. Nell'atomo, nelle onde del mare, in una foglia, nella coda delle comete, perfino nella Via Lattea. Certo, in tutte le forme della natura appare il numero aureo. Per esempio nella conchiglia, per esempio nella curvatura delle corna di un muflone, per esempio nella disposizione dei semi di un girasole o nella formazione di un ananas. Sempre ritrovi il numero aureo. Ma il numero Fi appare anche in alcune opere realizzate dall'uomo. Per esempio, nel misterioso complesso di Stonehenge, il rapporto tra i cerchi di pietra si avvicina proprio a 1,6. E anche nella piramide di Cheope, se si divide la lunghezza del lato della base per l'altezza, esce un numero che si avvicina al numero aureo. È vero, in tutto ciò che l'uomo realizza, cercando il bello estetico, salta fuori il numero aureo.
lo hanno utilizzato pittori, l'hanno realizzato scultori, ma anche musicisti, cercando sempre la perfezione. Nel volto della Gioconda è presente il rapporto aureo. E poi c'è un'altra famosissima opera di Leonardo, L'uomo vitruviano, nella quale egli mette in evidenza quante volte nelle misure del corpo umano appare il numero aureo. Per esempio, l'altezza dell'essere umano divisa per la distanza fra l'ombelico e la terra è un numero aureo. La misura di un braccio di un essere umano diviso per la distanza tra il gomito e le dita è di nuovo un numero aureo. In tutto il corpo è presente il numero aureo. Beh, Bruno, oggi non ti chiedo dove possiamo trovare la matematica nella nostra vita di tutti i giorni, visto che ci hai appena detto che la possiamo trovare anche nel nostro corpo. Però mi è venuto un dubbio. Noi amiamo così tanto il calcio perché il campo è un rettangolo aureo? Beh sì, i campi da calcio tendono a essere rettangoli aurei e ce ne sono alcuni che sono quasi perfetti. Forse se i campi da calcio fossero rettangoli aurei, il gioco del calcio sarebbe ancora più bello. La matematica è davvero piena di sorprese. Grazie Bruno per tutte le cose che ci hai fatto scoprire anche oggi. Ciao! Ciao Fede, ciao a tutti! Big Bang, il viaggio nella matematica, continua!